Ti presento Attilio Mangia, che è un signore che presta da lungo tempo la propria professionalità in qualità di infermiere caposala all'interno del reparto di endocrinologia dell'ospedale San Lardo in Colonnada. Posto meraviglioso, dove c'è però problemi metabolici e anche un po' del fegato, sostanzialmente, perché si mangiano grassi dalla mattina. La sua vita privata non è così stabile come quella professionale, perché lui lavora da tanto tempo, però in famiglia, vedi, c'è sempre qualche. Insomma. Sua moglie lo minaccia da tempo di lasciarlo, a meno che non si adoperi seriamente per perdere peso e recuperare un aspetto decente. Come vedi, ci sono anche delle note autobiografiche. Adesso poi lasciamo ai nostri spettatori decidere a chi Chi facevamo. dei due dovrebbe recuperare un aspetto decente e chi dei due invece dovrebbe perdere Però guarda, dall'immagine di questa Attilio Mangia e dalla tua peso? immagine, io potrei anche pensare che forse vabbè. Ha un po' meno capelli di me, però insomma. Comunque, dopo vari tentativi, tutti andati a vuoto, di seguire insostenibili diete ipocaloriche, al dottor Mangia viene in mente di sottrarre all'ospedale alcuni farmaci per curare l'obesità. Ideona, Massimo. Sì, perché lui non ci riesce, non ha, cioè, vede un panino col salame, non resiste, insomma, la notte, perché così la moglie non lo vede. Però che fa? Sì, il giorno assume farmaci per l'obesità e lui pensa di stare tranquillo così. Perché lo può fare? Perché può spostarsi liberamente all'interno del reparto, può accedere senza ostacoli alle scorte dei farmaci destinati ai pazienti. All'inizio fa incetta di farmaci in via di scadenza, perché ce l'ha una mezza coscienza, un rigurgito di coscienza ce l'ha, insomma. Così dice, vabbè, farmaci in scadenza, questi qual è l'alternativa? Che li buttiamo? Allora me li prendo. Prendo Ma io. in seguito sottrae anche le rimanenze di farmaci non utilizzati, anche questo è un meccanismo così subdolo. Però è tutto inutile e la moglie lo lascia lo stesso, perché tanto non dimagrisce. Cioè, rimasto da solo, non si perde d'animo. Avendo compreso che il suo gioco non verrà scoperto, il nostro buon Mangia sottrae grossi quantitativi di farmaci di tutte le tipologie, rivendendoli in una sorta di mercato nero digitale che mette in piedi nelle lunghe notti solitarie. Questo non c'ha più niente da fare, sta lì, oltre a che mangiare il panino in mano, e sul web si rivende tutte le. No? Una storia agghiacciante, però è vera, purtroppo E è vera. anche qui, Massimo, vediamo come la moglie di Mangia abbia un ruolo fondamentale in tutta la Esatto. dinamica. E qui, sempre in maniera molto semplicistica, però molto lineare, abbiamo un interesse forte di Mangia a salvaguardare il suo matrimonio. So, questo è abbastanza chiaro. So, cosa spinge Mangia a mettere in piedi tutta questa manfrina? Insomma, è semplicemente che le sue debolezze, insomma, no? E però dall'altra parte un forte pregiudizio al buon uso delle risorse pubbliche, perché alla fine questo sottrae farmaci, addirittura Andrea, il meccanismo che tu mi avevi spiegato bene, lui in realtà non è che, insomma, lui sovrastima come funziona la Eh questione. sì, perché tu prima hai detto sottrae solo le rimanenze e non è molto difficile, cioè c'è stato più di un caso in cui appunto personale che aveva accesso all'applicativo di carico e scarico per la gestione del consumo dei farmaci, cosa fa? Entra dentro l'applicativo, sovrastima il consumo, quindi ci sono stati utilizzati 3 medicinali, io dico che ce ne sono 5. In base a questo trend di consumo viene rilevato un fabbisogno superiore e quindi poi il nostro mangia, ecco, che va a portarsi via delle rimanenze che però lui ha contribuito a creare proprio attraverso una manipolazione delle informazioni immesse. Così Quindi, la sua sua percezione percezione è che non sta rubando di niente. liceità viene abbassata, perché tanto in quel momento i pazienti comunque ce l'hanno il farmaco, però non si rende conto, ovviamente, cioè si rende conto, ma fa finta di non Se rendersi la può conto. raccontare diversamente, sì. Esatto. Allora, perché lo può fare? Perché c'è una potentissima sinergia informativa che è tipica poi di questi processi, cioè l'azienda non è in grado di verificare adeguatamente il consumo di farmaci. Cioè, se l'azienda non è in grado di verificarlo e lui in qualche modo lo sa, lo percepisce, è chiaro che il rischio che lui commetta questi azzardi morali è molto amplificato. Però anche qui, Massimo, questa simmetria informativa è
non è che può essere ridotta del tutto. No. È vero, abbiamo visto, ci sono gli applicativi informatici, però qualcuno poi può cambiare. L'unico modo sarebbe che il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo con i testimoni tutte le ore fanno il giro in tutti i depositi di farmaci dell'azienda ospedaliera e contano i farmaci. Anche qui se tu puoi introdurre i controlli, però non la elimini la simmetria. Se hai un soggetto, ce ne sarà sempre un pochino. E infatti l'azzardo morale, appunto, è Attilio Maggia, sottrae farmaci all'azienda. Qui l'azzardo morale non è sulla simmetria, fa leva sulla simmetria, ma poi l'azzardo morale è una condotta, la condotta di sottrazione dei farmaci, no? Quindi l'identikit è fonte di rischio interna, e qui non c'è un destinatario esterno che spinge, non è come prima, no? Che la frode veniva commessa dall'esterno. E qui abbiamo un dipendente pubblico, un agente pubblico, che quindi la fonte di rischio è tutta interna. L'area a rischio è la farmaceutica, parliamo sempre del campo sanitario, ma abbiamo preso un po' in maniera semplificativa, potevamo prendere i comuni, le regioni, insomma qualsiasi. Ecco, questo particolare azzardo morale è peculato, insomma, questo è un reato abbastanza tipico, insomma, ed è proprio il reato del dipendente pubblico che sottrae risorse, diciamo, alla pubblica amministrazione. Quindi abbiamo costruito anche, diciamo, l'emisfero occidentale, no? Con la fonte di rischio interna, quindi abbiamo tutti i reati contro la pubblica amministrazione: concussione, falso ideologico, peculato, gli sprechi, la maladministration, insomma. Però sembra questi due emisferi sembrano non toccarsi mai, cioè come se il mondo fosse o mi fregano da fuori con la frode o mi fregano da dentro con il peculato, con queste altre situazioni qui. Però noi, Andrea, sappiamo bene che esiste anche un mondo di mezzo, il famoso mondo di mezzo. La corruzione. Sì, quando la fonte di rischio è sia esterna che interna, cioè c'è un'alleanza di interessi che poi spinge e quindi in qualche modo... la conclusione, adesso faremo vedere l'ultimo caso, che è chiaramente un pochino ancora più complesso perché deve coinvolgere un po' tutti i punti di vista.